Facciamo un po' di chiarezza su questo argomento perché se no veramente usciamo fuori di testa. Io ho detto a tutti che fino alla metà di giugno qui non si muove nulla, non c'è nulla di ufficiale, non c'è nulla di tutto quello che sento in giro, per cui c'è da attendere, ma c'è da attendere perché è mia intenzione, lo sapete bene, visto che la città grida a gran voce, Sebastiani, vattene, è giusto che io faccia il possibile per arrivare a questa cosa, quindi prima prioritaria è questa situazione qui, dopo viene tutto il resto. E se qualcuno pensa che siamo in ritardo sono problemi loro, perché se uno deve andare via deve pensare ad andare via. Fintanto che ci starà Sebastiani qui, poi deciderà Sebastiani, se non dovesse esserci nessuno disponibile a darci una mano. Visto che a Pescara ci sono tante persone che sono brave solo a parlare, è evidente che poi deciderà Sebastiani. E chi deciderà? Non lo so, adesso non ci voglio pensare, non ci penso e non ci voglio pensare perché sono concentrato per far sì che arrivi qualcuno che possa in questa prima fase dare un aiuto concreto alla società, perché questa è la cosa più importante, e poi magari sostituire Sebastiani.